Benvenuti. Lussemburgo! Siamo arrivati a Lussemburgo. Sì. Ah, mi pensavo che c'era tipo delle frontiere. No, qua c'è, vedi, frontiere. Ah, la frontiera è questa praticamente. Quella lì. Ah. Tra 50 metri. Lì c'è alla il benzinaio. Rotonda, prosegui dritto su Robert Schumann. Robert dritto Schumann Strauss. Qua? 1,640. Ma l'abbiamo vista meno. Ah no, magari. Diesel 1,535. Però... ma qua sei vicino al frontiere. Ah, sì, magari. Magari se entriamo ancora però, un po'. Guardate già che diversità. 1,537, quello. Mitsu. Wow. No. Era anche un Honda. Silicone. Che belle casette. Uno questo di. 1,537. Quanti benzinai ci sono? Sono benzinai. 1,537. Perché magari qua costa meno? Oh, vabbè, vediamo, dai, non siamo proprio a secco. Vabbè, 6 km siamo arrivati al camping. C'è delle casette che sembra quasi di essere in America. Sembrava sì. Stile America. Cos'è il limite qua? 90. 90. Vabbè. Me le volevo far vedere, ma la telecamera ci mette un quarto d'ora prima che si accende. Ora che si è accesa abbiamo finito Lussemburgo, siamo già. Ho fregato. Vabbè. Un po' di casette tipiche. Abbiamo trovato il benzinaio. 1,537. Sì. Beh, confronto, 50 euro. Confronto a, alla Francia abbiamo fatto 1,7 e 50, quanto era? Un pochino meglio, dai. Facciamo 50 euro così se poi troviamo qualcosa di meglio poi facciamo il pieno. E adesso quattro volte è arrivata al campeggio, è già operativa, c'è divieti di fare rumore, di fare di tutto, noi ci siamo chiusi dentro che dobbiamo tagliare il manubrio del bro qua, del monopattino, perché qui attaccato proprio al campeggio c'è una pista, però bisogna farci sta modifica e... ma non è una modifica, vabbè, sta cosa operiamo, è che mi copro. Ah, giustamente a me mi ha detto di mettermi la maglietta. Aspetta, mettiamoci, sì, io mi metto la felpa, protezione sempre, io non ce l'ho quelli. Tienilo così. Ci siamo piazzati qua nel camping, bellissimo perché praticamente alle mie spalle, uscendo dal campeggio e facendo il giro, c'è una pista per lo skatepark per Christian. Infatti abbiamo finito di montarlo, è andato subito a provarlo, non ve l'ho fatto vedere perché in cielo purtroppo in quelli di Lussemburgo è bello, ma in alcuni momenti vengono giù mezzi acquazzoni di 20 secondi e ti bagni. Quindi è andato 2 minuti, è tornato, voleva resettare un po' il camper e i gesti che puoi andare, ma è ancora incerto, vediamo più tardi o domani. Qui ci siamo posizionati, c'era inclusa la corrente, quindi ne approfittiamo e ce la prendiamo. E sulla piazzola c'è il carico e scarico, cioè praticamente svuoti dentro un secchiello le grigie e le svuoti lì dentro. E qui c'è il tuo rubinettino dove ti attacchi la manichetta e vai. Potrei anche lasciarlo collegato diretto sulla rete idrica, però siccome ce ne due e siamo in tanti non voglio lasciare occupato un rubinetto. Quindi non lo attacco solo in caso di quando ne ho necessità. Questa è tutta la nostra area che abbiamo. E questo è il camper. Là ci sono gli altri che hanno il giardino, diciamo, dal loro lato di là. Christian è già andato a vedere i bagni, ha detto che sono pulitissimi e bellissimi. Qui è l'ingresso laggiù, si entra e qui c'è tutti i camper. Questa è la nostra piazzola. Essendo gli ultimi ci abbiamo più giardino.
Invece se eri lì, vedi, c'è quel pezzo lì che comunque ci starebbe un altro camper molto grosso. Due notti, tre adulti, più il cane, tutto compreso 72 euro, 35 euro al giorno. Noi lo sapete, non siamo da camping, da niente, da queste cose, però confronto al Camping Village Verona, che mi dava gli stessi servizi e non avevo messo il cane, 52 euro una notte, un po' più caruccio. Qui siamo a 10 minuti da Lussemburgo, quindi domani, se la giornata permette, prendiamo il pullman e andiamo a vederci Lussemburgo e ho cose che ha trovato Jessica da visitare. Ora finire di resettare tutto, di pulire, magari una bella doccia e poi prepariamo cena. Qua ci sono tutti i giardini per i bimbi, che carino. Allora, dopo facciamo il giro, buttiamo un attimo il cappuccino. Questi sono i bagni, sono pulitissimi ragazzi, tutto perfetto. Qua ci sono le docce che le vediamo dopo. Tutto pulito, perfetto, in ordine. Bellissimo. Qua c'è l'ingresso e qua inizia tutto il camping. Dall'ingresso qui ci sono i bagni e le docce, tutto il complesso. Jessica ha visto le docce, io non l'ho vista. Un spettacolo. Sì? Sì. Però adesso fa un po' freddino, per fare la doccina ce la facciamo domani. Per svegliarci. Cioè, dalle 7 alle 11 c'è l'orario, e poi dalle, mi sembra dalle 2 alle 10. Domani mattina ci svegliamo presto per le 8, perché se poi dobbiamo andare a visitare. Colazione, una bella doccia, così ci ricchiappiamo. Bene. E poi si parte. Qui c'è di tutto, norvegesi, italiani, tedeschi, francesi, tutto il mondo. Che bello. Spettacolo. Ormai facciamo un giro completo da visitare, da farci la semenza per i curiosi. C'è anche uno spagnolo, qui c'è un campo da beach, c'è anche in mezzo l'angolo per chi si vuole mettere con le tende. Va bene. Ben organizzato. Ora, non è che abbiamo girato chissà quanti campeggi noi da poter dire più bello, più brutto di chissà cosa, però molto carino. Oh, bello, con l'acqua comunque. Sulla piazzola. L'acqua puoi scaricare. E quello in tanti lo stanno iniziando a fare comunque. Questo è bello, è una cosa bella. Guarda sto pullman, super modificato. Ma lì spazio ne hai. Beh, qua non ti manca. No, né di pesi, né. Pesi. Sentiamo la valutazione di Christian, ancora torniamo, che ha smesso di fare quattro gocce. Torniamo. Ma sì, sono quattro gocce, misero. Alla pista, così gli facciamo vedere un video col nuovo moto picco. Valutazione? Cambiato qualcosa? 9 e mezzo su 10. Quel mezzo che manca? Le ruote più grosse. Io te l'avevo detto. No, vabbè. Io te l'ho detto. Non cambia, non senti. Sì, perché acquisti velocità nella discesa e quindi hai più spinta nella salita dopo. Solo quello, però. Questo è perché non dai mai retta a Papi, che c'ha più esperienza. No, sì? No, sì. L'ho fatto perché tanto poi in Spagna costano molto meno le ruote. Ah, beh, dopo tu quello che ho speso sarebbero stati 20 euro. Sì, te l'hai finito il budget da un bel pezzo. Usciti dal campeggio, fatto una stradina, si sale in questo ponticello e facendo questa stradina ci ritroviamo in questo parco immenso dove c'è tutte le attrazioni per i bimbi piccoli, bimbi un po' più grandi, c'è un campetto da tennis, penso, e qui c'è anche da calcio, e qua c'è lo skate park, tutto in ordine, pulito. Come sono strane le case, sembra quasi di vedere come nei film americani. Sì, hanno uno stile, guarda, stormo d'uccelli partiti dall'albero. Sono piccioni? Andiamo sotto l'albero perché se cagano tutti assieme. Dai, prima che inizia a piovere forte. Mamma mia! No, ma ammazzo, troppo bagnato. Dai, andiamo. Sta aspettando 2 minuti, tanto smette. È la nuvola di Fantozzi. Vabbè, adesso andiamo a mangiare che sono le 9. Già? Sì.
Mi sa che bisogna qui... portarci l'ombrellino qua in giro. Perché qua nei Paesi Bassi, non so se già qua fa parte dei Paesi Bassi, ma direi di sì. Comunque Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Olanda, tutto questo rione del nord Europa, direi che... agosto è così? Sì, qua sempre. È sempre incerto. Come di consuetudine, la cena, vabbè, abbiamo mangiato ravatto. Jessica ha già letto. Io sono qui che è finito di... C'ha la tosse, mio bambino, amore. Oh, amore cagnolino. Vuole andare a fare la nanna. Metto più poco... Banale. È finito qui e non hai finito il discorso. È finito qua di mangiare, di fare tutto. Cosa fa? Ho lavorato un po' al PC. Ora nanna. Anche io vado a nanna perché domani... ci stiamo progettando come passare la giornata qua a Lussemburgo, cosa visitare e cosa, non fa, cosa fare e cosa non fare, per ottimizzare i tempi, per vedere il più possibile e fare il più possibile. Quindi ci vediamo domani con una gita a Lussemburgo. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti ragazzuoli. Team Casa su Quattro Ruote, siamo già pronti ad andare a esplorare la città di Lussemburgo. Abbiamo già fatto colazione, ci siamo già preparati perché, essendo che oggi un sabato, i pullman passano una volta, uno ogni ora. E non sappiamo però la cadenza dell'ora che passano, quindi dobbiamo muoverci perché ce ne sarà tanto magari da visitare per non rischiare di arrivare e poi trovare cose chiuse o quant'altro. Ci mettiamo subito in marcia. Siamo pronti e si parte. Pronti, partenza, via. Partiamo. Il tempo è incerto, c'è il sole, c'è la nuvola nera, è molto incerto, però se rimane così è tanta roba, perché non fa né troppo caldo né troppo freddo e si sta bene. Vediamo come si evolve la situa. Varcata la porta del camping, siamo già alle prese a capire dove dobbiamo andare, ci siamo già persi. Lì è il camping. E qui ci siamo noi, ci siamo già persi, già con la mappa in mano. No, scherzo, dobbiamo andare laggiù, sinistra. A sinistra poi c'è un benzinaio dove abbiamo fatto benzina ieri. Mi ha detto di fronte c'è la fermata del bus. Solo che nell'altro foglio che abbiamo lasciato in camper mi aveva scritto in un fogliettino i numeri del bus. L151, non mi ricordo. Quindi andate un attimo Cristian a prenderlo, così almeno prendiamo quello giusto. Siamo saliti nel pullman e ci è andata bene, che è passato dopo un minuto e siamo arrivati giusti giusti. E io sono entrato dal lato autista e ho chiesto il prezzo del biglietto per arrivare fino a Lussemburgo centrale. Abbiamo avuto la scoperta che a Lussemburgo è gratis il pullman. Meglio. Però direi che vuol dire che le cose funzionano bene allora. Siamo scesi dal pullman, ora ci stiamo incamminando. Allora, io sinceramente non sono amante di questi climi, queste temperature, però c'è da dire che quando visiti i giri delle città, girarle e farlo con questo clima è sicuramente ottimale, che non ti viene mal di testa, non soffri il caldo, quindi tutto sommato ci sta, dai. Ci stiamo avvicinando al centro di Lussemburgo. Dritti di laggiù in fondo c'è il centro. Ci arriveremo anche noi, piano piano. Visto che già abbiamo sbagliato strada, la stavamo andando alla parte opposta, perché il mio navigatore aveva deciso di farmi andare dall'altra parte. Ma il tuo navigatore è sempre stato differente. Differente. Anche nelle strade lui sempre. Sì. Fa sempre delle strade diverse sì. Dal mio. Spagnolo. Abbiamo notato che molti locali sono chiusi, abbandonati. Non so come mai. Non è un bel segno in una città grande. Negozi chiusi, abbandonati. Sì. Questa intanto è Place de Paris. Le case quelle lì. Che ricordano un po' la Francia. In camper? Ah.
Stiamo attraversando il ponte Dolphin, mi sembra un affare del genere, ed è abbastanza altino. Abbastanza altino, però non è proprio un fiume fiume. No, è un fiume piattino. E ci sono anche le casette lì dentro, la stanno costruendo. Tutto strano. Che strano. Ah sì, questa cosa l'ho vista sulla mappa che ci hanno dato al campeggio. Questa è la prima volta che la vedo in vita mia, ragazzi. Banca cinese. Cioè, c'hanno la banca. Banca loro. Tutto scritto Bank of China. Boh. Ah, presto conquisteranno il mondo, va. Quale più un po'? Eh sì. Un cinese che suona. Passiamo di là o? Eh sì. Che strumento ha? Andiamo a passare su, a scendere dall'ascensore panoramico. Così vediamo dall'alto com'è. Strizza ne abbiamo? Non ce la sto mettendo. Ah ok. Lì stanno costruendo anche qualche ponte, mi sa. Ho già costruito. Siamo abbastanza alti qua. Scendiamo con l'ascensore panoramico. Questa è la struttura. Ah, ah. Scendendo con l'ascensore panoramico si arriva in questa zona che crediamo noi sia una zona più storica. Ad esempio c'è una chiesetta, c'è tutte casettine piccole, zona pedonale, molto carino. Facciamo il giro, facciamo un giretto e vi facciamo vedere com'è la situ. Hai parcheggiato la macchina? Cos'è, la McLaren? Ah, la Lotus. Se guardi il video sappi che questa qua è tua, l'abbiamo appena presa. Quando vuoi venirla a ritirare ti ho lasciato le chiavi sulla pislacra. Dimmi se ti piace il colore, Emi, se no te la facciamo verniciare prima che te la consegnano. Perché c'era solo quella disponibile, pronta a consegna, quindi. Anche sto ponte è bello altino, tosto. Facciamo il giro di là a vedere la chiesetta, vedi qua non c'è più niente, mi sa. O vuoi andare di là? Andiamo a vedere la chiesetta laggiù. Volevamo andare a visitare la chiesetta ma è chiusa, quindi nada. E visto che qua finisce poi il paesello, non c'è nient'altro da vedere, torniamo su nella zona alta e vediamo cosa andare a visitare. Volevamo andare a vedere se beccavamo il trenino, che così magari ti fa visitare un po' qualcosina più. Di più. Un po' più cose, perché a piedi non è che puoi visitare chissà cosa. No. Sarebbe bello fare volare il drone insieme all'ascensore in salita. Vedere chi è che va più forte. Risaliamo con l'ascensore. Il trenino. Mi sa che ti fa solo fare il giro sotto quello. Ok. Meglio sotto. Ma non è così tanto. Ci siamo emozionata.
Arrivati. Se non ho letto male, questa qui è una casa di riposo. Penso che venga a svecchiare qua dentro. Finalmente, no, ti ci lascio ora a svecchiare. Ti ci lascio ora, tanto guarda, ti lascio in un paradiso. Hai visto? Lo lasciamo qui, Angelo. Sì. A finire la sua vita. Bene, ho trovato dove mollarlo, finalmente. Quindi, per chi volesse, che monto pannelli o i batteri a litio, guardate qua che giardino che c'è. Venite qua, c'è carico, scarico, elettricità, vi posso dare tutto nel mentre, vi do la stanza mentre si eseguono i lavori nel camper. È tutto nella tabella di marcia. È uno spettacolo. Ora stiamo andando a cercare il trenino. Guarda il cagnetto che gioca con le bocce d'acqua lì. Poi io comincio ad avere un certo languorino, non so voi, è mezzogiorno. Quindi bisogna iniziare poi a tastare anche quel terreno, eh. Non so se è meglio prima del trenino. A posto. Vale. Ah, anche perché non so come sia la... Sei in Lussemburgo, dovresti provare però la cucina lussemburghese. Internet cosa fanno a Lussemburgo? Cerchiamo piatti tipici di Lussemburgo e vediamo se ci ispirano. Guarda! Quanti pallini rossi c'ha? Pochi! Neri. Non mi ricordo quanti devono essere i pallini che portano fortuna della cucinella rossa. Però, guardate... Che speriamo in bene, sono 6 o 7 mi sembra. Eh sì, questa ce n'ha 7. Perfetto. Dove vola? Tac, sulla macchina è andata. Rossa. Perfetto. Grazie che mi hai santificato. Ti voglio bene, spero che duri tutta la vita. Non maltrattiamo gli animali, soprattutto ora che è estate, non abbandonate i cani. Perché se io becco uno che abbandona un animale qualsiasi... Io ce lo lascio. È l'ultima cosa che fa nella sua vita. Ma proprio l'ultima. Aperta e chiusa parentesi, ora godiamoci Lussemburgo. Spettacolo. Bello, abbiamo preso il ticket e c'è il trenino qua davanti che parte tra poco. Facciamo il giro turistico col trenino. Ci hanno dato anche le cuffie per la lingua, però penso che ci sia solo inglese e tedesco, non credo ci sia italiano o spagnolo. Vediamo. Eccolo qua il trenino, ciucciù. Quello che avete visto finora era un castello colonizzato da francesi, spagnoli, austriaci, Napoleone, tutti ci sono passati. Ora alla fine è diventata una residenza, tutto quello che avete visto, per anziani, dove possono stare quando sono anziani. Penso che sarà la prossima dove vengo io, se non quella che avete visto prima. Ora esce da qui e va da qualche altra parte, dopo vi spiegherò quello che vedrete tra un attimo, cosa sarà alla fine. Wow, spettacolo, eh? Giretto finito, la parte dopo che ci ho fatto vedere col trenino è quella che vi ho già fatto vedere praticamente dell'ascensore panoramico. Visitiamo questa chiesetta che è una parte del 1400, una parte del 1700. Andiamo qua.
me. Un orologio. Anche una chiesetta l'abbiamo vista, ora però sento troppo odore di cibo, quindi bisogna andare a cercare di rifucillarci, anche perché Jessica deve ancora prendere la pastiglia della pressione. E da stamattina ho l'occhio di vita. C'ha l'occhio che gli balla. Balla, bella. Più che altro le devo fatti i biglietti del trenino, vendevano anche le bottigliette d'acqua, però 2,50€ mezzo litro d'acqua mi sembravano un po' eccessivi. Quindi abbiamo detto vabbè, e ormai ci fermiamo dove mangiamo e via. E camminando abbiamo trovato un titone, che bello! Ciao! No! Due, non uno! Ciao! Vivi. Ciao. E la femminuccia e il maschietto. Ciao. Alla fine abbiamo girato un po', siamo caduti sul McDonald's. Almeno andiamo in teoria quasi sul sicuro, giusto bro? Più o meno. Quello mi sa che è il mio però. L'involucro è più strano dell'italiano. Buon appetito. Panozzo mangiato. Sì. C'è la retta fresca, mi cantano. Ora andiamo a vedere un ponte o un qualcosa per Christian, che sotto c'è una pista di skatepark, bisogna vederla assolutissimamente perché è bella. Noi abbiamo sta cozza. I musei, le chiese, noi andiamo a vedere le piste di skate. Scusateci ragazzi, ma fa parte di noi, quindi siamo così. Mi sa che si svegliano tutti tardi qua, per prima non c'era un'anima. Ora c'è il pienone, guardate quanta gente c'è. Prima era vuoto, ora c'è il mondo. Probabilmente a sabato dormono perché non lavorano. Ma che modo il mondo c'è? Cioè, non è che ne siamo arrivati alle 6 del mattino però, sono alle 11, alle 10. Vabbè. Perlomeno vediamo un po' di vita. Perlomeno c'è un po' di movimento. C'era nessuno. Bello, però. Guardate il bel giardino. Ponte, scusate. Pista trovata, che è quella sotto il ponte che diceva Christian. Però è molto alta, io non mi faccio la scalinata, tanto non c'ho il monopattino per andare, quindi anche se scende giù non cambia niente. Però ve la facciamo vedere. Esatto, questo è il ponte. Questo è tutto il paesaggio. E là sotto onda. Bella. Qua sotto c'è lo skatepark, guardate che bello. Grosso. C'ha tanti tipi di rampe. Io soffro un po' l'altezza, però vabbè, mi allontano un po'. Buono, ora andiamo a visitare. Dalla fermata auto per tornare a casa. Di già? Ma non è che c'è più tanto, Non c'è più tanto. Abbiamo fatto un po'. Onda, sì. Gira un po' così per. Vai vedere. Non è che c'è più centro, l'abbiamo fatto. Sì, c'erano i castelli, avevi detto. In giro per il Lussemburgo. Vabbè, vediamo in base a dove vogliamo andare se per strada troviamo qualcosa. Sì, perché noi adesso dobbiamo pianificare. Islanda, non ti temiamo, stiamo arrivando. Andiamo in Islanda, ragazzi. No, fa troppo freddo. C'ho freddo qua, figurati andare in Islanda. Abbiamo deciso che abbiamo visitato quello che ci interessava visitare. Ci avviciniamo alla stazione per ritornare indietro con il pullman e tornare dal nostro camperozzo.
diciamo che la zona stazione non è proprio dei meglio, un po' come tutte le città abbastanza grandi, eh? Però siamo nella pista ciclabile, c'è un po' così. Siamo saliti in pullman, per fortuna era fermo qui a, diciamo, all'ultima fermata per poi ripartire, e niente, ritorniamo al camper se non ci perdiamo. Se non ci perdiamo e riusciamo ad arrivare. Jessica, nel mentre, rispondo a qualche commento vostro, che nell'ultimo video c'erano 143 commenti, siamo felicissimi di questo. Ci porta via tanto tempo, perché rispondervi a tutti comunque ci vuole tempo, però ci fa piacere, quindi oltre a fare i video, alla sera, vedi, in questi momenti di buco, li dedichiamo, quando riusciamo, a rispondervi a tutti, che ci fa piacere. Ci vediamo in camper. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, il pullman ci ha scaricato giusti dove praticamente prima qui abbiamo preso l'autobus, no, dove? Laggiù, scusate, dopo il semaforo abbiamo preso l'autobus e giusto qua ci ha lasciato. Ora arriviamo laggiù, giriamo e siamo arrivati al campeggio. Sembrava più difficile, invece ce l'abbiamo fatta, no? Alla fine è bello anche avere il pullman così gratuito. Anche con gli animali sono saliti. Beh. Vabbè, anche noi avevamo la bestia qua. Sì. E non ci hanno detto niente. Arrivati in terra camper. Aveva fatto uscire già Bernice. Ora ci facciamo un bel caffettino. C'è il vostro amico Pippotto. Ciao amore, come ti sei pietrificato tu? Oh, amore cagnolino lui. Bravo.